Un murale per Fabrizio De André alto 5 piani. È l'omaggio degli artisti Iorit e Triscia Palma al grande cantautore genovese, ritratto su un palazzo di via Labriola a Scampia. Io credo che Rino Gaetano e Fabrizio De André siano legati da un filo rosso, che è quello di artisti e, impegnati. Artisti contro, artisti che non avevano paura di schierarsi e di dire quello che pensavano. Quando nelle periferie in qualche modo si parla di riscatto e si parla di speranza, e farlo in un quartiere come 300 alloggi a Crotone oppure a Scampia a Napoli è il luogo perfetto per portare queste parole d'ordine. Realizzata con tecnica mista di pittura acrilica e bomboletta spray, l'opera è stata inaugurata questa mattina alla presenza di Dori Ghezzi, moglie di De André. L'emozione è tanta perché tanto questo accade a Napoli e Napoli per noi è sempre stata una città particolare, anche Fabrizio l'ha sempre dimostrato. E poi perché ha dato l'ulteriore possibilità a questo artista, della street artist, no? Che si chiamano street artist ormai, ad esprimersi col volto di Fabrizio e con l'anima di Fabrizio. Siamo all'inizio e poi c'è stato questo, diciamo, problema tecnico che questo, diciamo, l'abbiamo fatta all'inizio, ma in realtà c'è ancora molto lavoro. Tra l'altro fa pure molto caldo, quindi piano piano troveremo la soluzione. Iorit non fallisce mai, non riesco a spiegarmi come faccia, ed è bellissimo e ha scelto veramente un Fabrizio particolarmente bello.